Siamo molto contenti di questo nuovo protocollo che abbiamo siglato con la Soprintendenza, col Segretariato Generale del Ministero della Cultura. È un'ennesima forma di collaborazione, ne abbiamo moltissime in questo periodo di grandi investimenti sul nostro territorio che coinvolgono oggetti di straordinaria bellezza e di grande interesse come l'acquedotto storico, che è un monumento strepitoso della nostra città, che dobbiamo valorizzare, che dobbiamo portare nel cuore dei genovesi perché ancora oggi è poco conosciuto, che dobbiamo trasformare in una grande attrazione turistica, in uno spazio di outdoor, in un momento di vera cultura in una città che ha un'offerta culturale non solo nel centro ma anche nelle valli. In questo senso mi piace ricordare proprio l'opera di valorizzazione delle vallate che l'amministrazione sta portando avanti, di cui oggi questo acquedotto è sicuramente la punta di diamante. L'acquedotto storico di Genova sappiamo che è un'imponente struttura architettonica e anche un'importante opera idraulica. Si sviluppa su 40 km di percorso ed ha un'importanza non solo architettonica, storica, artistica, paesaggistica, ma soprattutto identitaria, perché appunto viene ancora sentito fortemente dagli abitanti che in qualche modo ancora riescono ad utilizzarlo. E dall'altra parte riteniamo che questa forte identità debba essere valorizzata e riconosciuta, anche ampliandone la conoscenza a quelli che possono essere i futuri percorsi turistici, escursionistici e tutto quello che può ricadere appunto all'interno della sua fruizione pubblica. Protocollo che è stato siglato questa mattina tra gli uffici del Ministero della Cultura e il Comune è una conferma e un nuovo tassello della forte collaborazione istituzionale che negli ultimi tempi e soprattutto nell'ultimo anno è andata via via consolidandosi anche alla luce della necessità di dover affrontare delle esigenze in fatto di snellimento ed accelerazione delle procedure connesse alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con questa firma di questo protocollo vengono sancite il reciproco impegno da parte dell'amministrazione comunale e degli uffici del Ministero, Segretariato e Soprintendenza per attivarsi in tutte le maniere possibili e utili per riqualificare, conservare e valorizzare questo importante monumento della città di Genova. A breve partono i lavori di questo primo lotto di riqualificazione del tratto tra Via delle Ginestre e Mollassana, con un intervento che abbiamo finanziato con le risorse del Ministero ed è l'incipit di una serie di ulteriori interventi che vogliamo fare per valorizzare questo asse di circa 40 km di bellezza nel cuore del territorio della nostra città.